De Marco, traiettoria ad uscire, Camilli a centro area, senza neanche saltare, l'ha colpita, mandandola però fuori. Corner di De Marco sul primo palo! L'anticipo vincente per l'1-0 della Tivoli! In area Camilli, De Marco di ritorno, Camilli non calcia subito, è solo illusione del gol per il numero 9 che trova all'esterno della rete. Camilli dopo il rimbalzo prova ad arrivare, buco da parte di Dubaz, allora parte De Marco. De Marco sfida da solo la difesa del Fano, vuole far girare il destro! Il palo dice di no, sarebbe stato un gol clamoroso di De Marco. Giona la Tivoli con Grossi che aspetta il movimento incontro da parte di Pellegrini. Panaioli di primo, un grande pallone, Camilli in area di rigore, Camilli, Guerrieri ancora a dire di no a Camilli. Le mani, Urbinati, di nuovo Riggioni, Pier Federici prova il sinistro improvviso che taglia tutta l'area piccola e non termina così distante dai pali di Zappalà. Palla al centro dell'area, occhio al rimpallo, prova a lanciare anche Urbinati, serie di contrasti, arriva Legrucci, Zappalà, eroico nell'uscita a chiudere sul numero 3 del Fano. Barriera Zappalà. Va Gonzales sopra la barriera, ma anche sopra la traversa. Colpo di testa, poi Panaioli che vede la porta, calcia! Solo il palo di sostegno per lui. Panaioli vicino alla doppietta. Calcio d'angolo sul primo palo, la tocca non in maniera risolutiva Panaioli. Occhio alla palla che rimane pericolosamente in area. Calcio di rigore in favore del Fano. Ha fischiato Bartolussi indicando il dischetto. Ha fischiato Bartolussi. Gonzales spiazza Zappalà, pareggia l'Alma Juventus Fano 1-1. Il pallone verso l'area di rigore, Camilli prova la sponda, Pellegrini alto nelle sue spalle, pensa Alfini, prova ad uscire dal traffico, intervento sul pallone, Camilli ce l'ha sul destro, viene murato. Poi altra conclusione! Sul fondo ha provato a cercare il jolly ancora Panaioli. Morbido Panaioli, tutto solo Montesi viene anticipato. E viene anticipato da un compagno perché l'ultimo tocco è stato verosimilmente di Jürgens. La palla è buona, la posizione è regolare. Recchiuti può sfidare il diretto avversario. Doppio passo, Recchiuti entra in area, va sul destro. La finta, fa il servizio Rucci. Col sinistro Guerrieri. La super parata di Guerrieri in calcio d'angolo. Guerrieri per impedire il gol, ma è ancora in attacco la Tivoli. Corner. Palla sul primo palo, prolungata sopra la traversa. Ancora Panaioli, sempre pericoloso sulle palle aeree oggi. Pazza via Riggioni, occhio allo scatto di Padovani che è più veloce di Fatati. Padovani arriva prima, entra in aria, finisce giù, calcio di rigore, altro calcio di rigore in favore del Fano. Gonzales, praticamente la fotocopia del rigore precedente, doppietta del 10 e l'Alma Juventus Fano è in vantaggio 2-1. Di nuovo Jürgens profondo. Sul secondo palo, la rovesciata ancora Guerrieri e poi il gol del pareggio! Ha segnato la Tivoli! Il gol del 2-2 arriva nel finale con Alessandro Montesi! Finisce qui una partita folle all'Olindo Galli che termina in pareggio 2-2. Grazie a tutti per aver partecipato.